Buongiorno a tutti cari amici del canale e benvenuti in questo nuovo appuntamento. Io sono Andrea e nel mio canale YouTube tratto di trekking e di trekking fotografici nelle Dolomiti. Oggi sono a Cortina e partiamo da qui. L'idea è quella di andare verso Malgafedera e comunque di fare una bella passeggiata nei dintorni di questo luogo meraviglioso. Continuate a seguirmi fino alla fine e iscrivetevi al canale se questi video vi possono interessare. Questo scorcio, qui abbiamo dei chiaroscuri veramente eccezionali e queste piante da foglia sono illuminate dal sole e creano dei controluci molto molto interessanti da ritrarre con la macchina fotografica. Ora vi metto una fotografia e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Questo muschio è la rappresentazione del velluto, morbidissimo e tra l'altro anche molto umido perché ha nevicato la scorsa notte. Guardate le pennellate che il sole regala e conferisce a questo paesaggio una rotondità molto particolare. È sempre molto bello venire in questi luoghi. Oggi l'idea è quella di andare verso Malgafedera e fare questa bellissima passeggiata. Se riusciamo poi andiamo anche a Croda da Lago, ma non lo so perché siccome ha nevicato, in quota ha fatto circa 30-40 cm di neve, per cui vediamo dove riusciremo ad arrivare. Ho portato con me la Nikon 750 e il mio fidato 50 mm 1.4, ottica fenomenale, e l'idea è quella di ritrarre qualche paesaggio, qualche scorcio e se riesco anche fare qualche foto macro, perché ho anche con me il 105 micro Nikkor. Le condizioni oggi sono ottimali perché c'è un'aria frizzantina, ci sono 2 gradi sopra zero, avendo nevicato ha chiaramente abbassato la temperatura durante la notte. In alto troveremo la neve, molto probabilmente, ma qui siamo ancora in una quota che è stata baciata dalla pioggia. Continuate a seguirmi. Le foglie di questi alberi sono bellissime, guardate. Creano dei giochi di luce e di ombra che sono un qualcosa di sensazionale. Adesso provo a mettermi in favore di sole. Qui si possono sperimentare veramente degli scatti particolari, anzi, quasi quasi ne faccio uno subito. Guardate il fiume, che bello, che colori incredibili. Qui abbiamo dei ponticelli che ci aiutano ad effettuare la salita e il nostro sentiero va in quella direzione lì. Poi saliremo per andare verso la Malga. Guardate che meraviglia dove sono arrivato. Ho fatto un breve sentiero in salita che continua sulla sinistra e davanti a me queste cascate letteralmente meravigliose. Ma guardate cosa c'è dietro di me, è incredibile, veramente incredibile. Abbiamo tantissimi faggi che danno a questa porzione di paesaggio un'atmosfera veramente unica. Seguitemi con lo sguardo, guardate qua ad esempio. Abbiamo questa pianta meravigliosa che ci regala dei giochi di luce e di ombra sensazionali. Abbiamo il sole che arriva da quella direzione e va in questa direzione, per cui può essere molto interessante con la macchina fotografica giocare con le linee di fuga dei rami, mettendosi da quella parte e facendo la foto in controluce, molto belle. Oppure guardate anche qua, ora vi metto anche degli scatti in sovraimpressione, guardate quei faggi laggiù in lontananza, che colori incredibili. Sembra quasi che qualcuno abbia deciso di accendere la luce per immortalare un pezzetto di paesaggio in modo ancora più bello, se così possiamo dire. Fantastico, continuo con la mia gita, seguitemi. Ah.
Ed eccomi qua davanti a questo bel sasso, ma soprattutto davanti a questo che io definisco un microcosmo. Guardate queste piantine, come crescono sulla sommità di questa roccia. Adesso provo a farmi una bella fotografia di questo dettaglio, perché è veramente molto bella da ritrarre. Questo muschio poi è un qualcosa di unico, bellissimi colori, tante sfumature e tantissima morbidezza. Nella fotografia che vi metto ora ho deciso volutamente di ricreare un effetto particolare alla scena. Ho ritratto il microcosmo utilizzando l'esposizione spot della macchina fotografica per isolare una piccola porzione di quella meraviglia di paesaggio, rendendola più enfatizzata, più centrale rispetto al resto della fotografia, che appare in modo più che evidente scura ai bordi. È stata una scelta stilistica precisa che ho deciso di portare avanti, perché essendo in controluce volevo rendere proprio giustizia alla bellezza di quella creatura della natura. Cari amici del canale, guardate che meraviglia. Cosa posso dire? Abbiamo una parete fantastica che ci accoglie durante questa bellissima salita. Continuiamo con il nostro giro. Adesso vi metto una foto realizzata di questo scorcio. Ed eccomi arrivato in questo luogo molto particolare all'interno del bosco, con questo bellissimo sentiero che sale verso la destinazione, ma se mi giro a sinistra, eccola qua, abbiamo la meravigliosa Cortina d'Ampezzo con Cristallo, Faloria e più sulla destra il Sorapis. Molto molto bello. Continuo con questa gita, vi faccio anche vedere dove mi trovo, perché sono in cima ad uno tra virgolette strapiombo, insomma, circa. Guardate, adesso se abbasso un po' la telecamera riuscirete a capire meglio lo scenario in cui mi trovo in questo momento. Interessante, continuiamo. Ho trovato questo bellissimo scorcio, guardate, ora mi avvicino, che mi piace molto per i giochi di luci e di ombre che sono presenti sulla scena. Guardate come il sole pennella questo sottobosco. Ora mi fermo, faccio una fotografia, perché voglio provare a vedere, andando ad esporre sulle luci, per cui salvaguardando le parti più chiare dell'immagine, se riesco a dare la giusta enfasi all'immagine finale, creando proprio quelle sfumature e quei contrasti tipici di questa scena. Quindi l'albero con l'ombra sulla destra, pennellata dal sole, e tra un albero e l'altro la luce che si riflette e che si infila in questo bellissimo contesto. La cosa bella di questa gita è che è adatta un po' a tutti, quindi anche le persone che non sono particolarmente allenate possono intraprenderla. Si parte dalla base di Cortina e si va verso la zona dei campeggi, da lì si parte e si sale. Molto interessante la zona che abbiamo fatto delle cascate, veramente bella. Vi consiglio di visitarla, vi metterò qui sotto in descrizione il link con il percorso che ho effettuato. Se questi contenuti vi piacciono, per scoprire anche le fotografie che faccio, andate a visitare il sito andreacostagallery.com. Lì, di ogni escursione fotografica, posto tutte le foto in alta risoluzione e anche una breve descrizione del tragitto, della gita che ho fatto durante la giornata. Ora vi metto qualche fotografia, solitamente le metto a fine video, però oggi ve ne metto un po' adesso e un po' alla fine, per riassumere un po' quella che è stata questa bellissima giornata. In questo momento ci sono circa 3 gradi sopra lo zero. Quando siamo partiti era decisamente freddo, non c'era il sole, ma adesso si è, come si può dire, sta dando il meglio di sé, perché è uscito di nuovo e le nuvole sono andate tutte via. Bellissimo. Spero di riuscire più avanti a trovare anche qualche tratto innevato. Ma spazio alle foto.
guardate le forre, bellissime. Percorso veramente eccezionale quello di oggi. Tanti bei colori, belle luci, scorci fotografici a dismisura. Ma stiamo quasi per arrivare a Malga Federa. Ed eccoci qui all'attacco dell'ultimo tratto di sentiero che ci porta a Goras de Federa e a Malga Federa. Vediamo, siamo a 1600 metri qua. Ho trovato questo scorcio che secondo me è formidabile, guardate. Si entra qua nel sentiero, poi il sentiero continua, si arriva davanti a questa roccia e sulla sinistra, ma guardate che meraviglia, ho trovato questa piccola apertura nella roccia, dove tra l'altro devo anche abbassarmi perché, se notate, guardate, e si entra nella forra, guardate, qua abbiamo la possibilità di vedere dove passa il fiume, c'è una discreta profondità, ci saranno 6-7 metri di volo e guardate il fiume come scava la roccia, veramente fantastico. Anche in quella direzione lì, a sinistra, abbiamo la parete verticale che scende con degli alberi che si arrampicano alla loro sommità, bellissimo, veramente bello. Ma guardate qua dove sono, bellissimo. Qui abbiamo praticamente il sentiero che entra in questa roccia, non so se notate la larghezza, ci passo a filo con la macchina fotografica. È molto molto bello, qua è tutto molto bagnato per terra, ci sono diverse impronte di animali e sulla sinistra questa roccia tutta bagnata perché ha nevicato e piovuto. Il mio giro sta diventando sempre più interessante, sempre più interessante. Ed eccoci arrivati, cari amici, quasi in cima, stiamo per arrivare al prato di Malga Federa e come potete vedere c'è la neve, là dietro c'è Croda da Lago, ma vi porterò in un'altra gita perché è un posto magico anche quello, soprattutto dal punto di vista fotografico. Si commenta da solo, credo. Che ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Bene cari amici del canale, eccoci qua, anche per oggi questo video finisce qui. Siamo partiti da Cortina e siamo arrivati fino alla Malga Federa. Guardate che meraviglia, qualcosa di letteralmente fantastico. Volendo, da qui si può continuare e salendo un altri 200 metri di dislivello si arriva a Croda da Lago, altro posto fantastico. Ma quello, come vi dicevo, lo scopriremo un'altra volta. Se volete scoprire altri contenuti e se questi contenuti vi piacciono, valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina, così YouTube vi aggiorna quando c'è l'uscita di un nuovo video. Sul mio sito internet andreacostagalleri.com tutti gli aggiornamenti e tutte le fotografie in alta risoluzione. Grazie per aver visto il video fino qua, ci vediamo sabato prossimo. Ciao a tutti!